Che ricordi hai tu della tua maturità? Ma per me è stato un bellissimo ricordo perché è stato molto emozionante in quanto il giorno prima della maturità siamo stati al castello di Reggio Calabria, il castello aragonese, a festeggiare il nostro primo giorno di maturità. Come ci siete arrivati però il giorno dopo poi all'esame? Un pochettino storditelli tutti quanti, sì. E com'è andata alla fine? È andata benissimo, sì, bene. Tanto bene. Che consigli daresti a chi sta per affrontare la maturità tra qualche giorno? Io do un consiglio: state tranquilli, dormite la notte, perché non è assolutamente, come posso spiegare? Nulla di difficile o complicato. È assolutamente nulla di difficile, c'è solo la prima paura, l'emozione che c'è per affrontare. Bisogna rompere il ghiaccio. Bisogna rompere il ghiaccio, sì, come ho fatto io. In realtà non essendo stata un'esperienza al 100% positiva, perché il quinto anno non è stato molto bello per me, ho un po' rimosso il tutto. Mi ricordo soltanto che è stato molto più difficile affrontare la maturità che non affrontare gli esami, i vari esami che poi ho fatto all'università. Se dovessi dare un consiglio a chi la sta per affrontare tra qualche giorno, quale consiglio daresti? Sicuramente di star tranquilli, che comunque non è niente di impossibile assolutamente, e che poi alla fine non conta più di tanto il voto che si prende alla maturità, secondo me. Serve ancora prendere un bel voto alla maturità? Fa veramente curriculum oppure no? Io penso di no, perché ho ricevuto delle offerte di lavoro pur non essendo uscita con un voto altissimo dalla maturità. È stato un bel periodo, molto impegnativo, perché l'ansia, lo stress, il tanto studio, però è stato allo stesso tempo bello perché ho studiato con gli amici, quindi ancora più tempo insieme, le giornate passate insieme a studiare, anche a mare, però no, è stato davvero bello. Secondo te prendere un buon voto alla maturità serve ancora oppure no? Beh, magari può aiutare in certe circostanze. Io venendo da giù ho visto che per richiedere il collegio, la borsa di studio, dovevo avere un minimo di 80, di 70. Quindi magari avere più di 70 in questo caso aiuta. Ecco, tornando ai ricordi della maturità, c'è una canzone che fece da colonna sonora a quelle giornate, a quel periodo? Allora, aspetta. Beh, le canzoni da discoteca di quel periodo, visto che sono andata a ballare. Andavi comunque a ballare, quindi... Ma ce lo stanno dicendo tutti, no? Io andavo a ubriacarmi, andavo a ballare. Sì, ma perché alla fine, cioè, dai, un giorno perdi due dopo la discoteca, però poi ti metti a studiare di nuovo, non è che non puoi più andare in discoteca. Ragazzi, voi che ricordi avete della maturità? Ma il mio ricordo è stata l'ansia. Tanta ansia. Che consiglio dareste alle persone, ai ragazzi che si stanno avvicinando alla maturità? Studiate, studiate. Tu l'hai fatto? Perché vi serve. Io l'Exotan, assolutamente l'Exotan. Fantastici, ha una maturità tragica proprio. A base di l'Exotan, tanto fantastico. Studio ovviamente, ma anche consiglio anche Red Bull, Monster. C'è invece una canzone che ha fatto da colonna sonora ai vostri esami di maturità? Sono curiosissimo io adesso. Sai che non ricordo. Ah sì, Lana Del Rey. Lana Del Rey, sempre cose allegre. Born to Die. Ansia, però poi è andato tutto bene. Quindi all'inizio, forse la notte prima della prima prova, la famosa notte prima degli esami, però una volta che mi sono seduta ho iniziato a scrivere a posto. Secondo te serve ancora prendere un bel voto alla maturità? Fa curriculum oppure no? Beh, di sicuro fa piacere per tutta la fatica che si è fatti prima, però poi dipende cosa scegli anche nel tuo percorso. Io ho fatto un liceo scientifico, poi ho scelto materie, ho fatto biologia con percorso biomedico e il voto non mi è servito, perché diciamo che poi tra virgolette si cancella, e quando vai a cercare un lavoro quello che è importante è il voto che hai preso all'università. Ti chiedo adesso di dare un consiglio a chi ci sta guardando e sta per affrontare la maturità. Di darci dentro, studiare e dopo bruciare tutto e partire per posti più lontani al mondo, spiagge caraibiche o... Quindi studiare, morire, non dormire, arrivare là con delle occhiaie pazzesche, ma poi andarsene, via.